Non grattare mai la vernice se c'è della muffa sopra o farai un disastro. Ciao, sono Giuseppe la Chiappa Muffa e questa volta sono arrivato troppo tardi. Questa famiglia, perché mi ha contattato a inizio anno, aveva già grattato con la spatola e sollevato un sacco di polvere. Purtroppo anni e anni di candeggina hanno portato a questo. E ora ti spiego come fare per non intossicarti ed eliminare la muffa in sicurezza quando devi grattare la vecchia vernice. Prendi nota! Anche se hai il muro che sta cadendo a pezzi, prima devi passare un liquido disinfettante sopra la muffa per neutralizzarla. Poi, una volta che saranno passate almeno 4-6 ore che il prodotto ha fatto effetto, potrai delicatamente cominciare a grattare il vecchio strato di vernice. Ricordati che le spore della muffa sono pericolose anche da morte. Dopodiché, piano piano, inizieremo a rimuovere tutta la vecchia vernice. A seconda del danno che hai trovato sotto, utilizzerai un fissativo per far aggrappare meglio lo stucco e poi proseguirai con il resto dei prodotti che andranno evidentemente a risolvere il problema. Perché invece è sbagliato il contrario? Perché se io vado con il flessibile, la carta vetrata, la spatola a distruggere tutto, credendo che asportando lo strato superficiale del muro mi porto via anche la muffa, commetto una grave leggerezza. Perché le spore della muffa sono altamente volatili, lo sappiamo già, se ne vanno in altre parti della stanza, ma soprattutto te le respiri. Un motivo in più per utilizzare delle mascherine efficaci, almeno FP2 se non meglio, perché sono molto più pericolose le spore della muffa che i prodotti chimici che state utilizzando per eliminarla. Poi, come sempre, se vuoi utilizzare un prodotto sicuro per la salute naturale, dai un'occhiata al nostro sito antimuffanaturale.it e vedi se magari può esserti di aiuto. Ma ricordati di una cosa. Qualunque sia il prodotto che vorrai utilizzare, candeggina, prodotto chimico o prodotto naturale, prima neutralizza la muffa e poi ripara il fondo. E così andrà tutto per il meglio. Se questo video ti è stato utile, lascia un mi piace, condividi, iscriviti al canale, ma come sempre utilizza i commenti qui sotto per fare domande o condividere le tue disavventure. Siamo qua per aiutarti. E noi ci vediamo al prossimo video muffito. Ciao da Giuseppe e basta muffa!